No. Datemi un cenno, per favore. Sì, dovrebbe essere partito tutto, perfetto. Ok. Perfetto, allora buon pomeriggio a tutti, io sono Kevin Cosir e appunto aprirò ecco, questo nuovo episodio di Culturalmente insieme al dottor Canduzio, appunto nuovo episodio ecco, di Culturalmente chiamato Oltre le colonne d'Ercole dal mito di Ulisse al viaggio verso un futuro digitale, le onde del cambiamento tra tecnologie abilitanti, persone 4.0 e nuovi ecosistemi di business. Prima di incominciare, cederei ecco, la parola al vicepresidente di Lista Autonomamente, Davide Mazzanti. Ok, ciao a tutti e buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere qui venuti oggi e per partecipare a questa conferenza che vi ricordo è soltanto una del ciclo di conferenze che ci piacerebbe portare avanti nel prossimo periodo, nei prossimi anni speriamo. Ringraziamo tantissimo il relatore e Fabio Canduzio per la disponibilità che ci ha prestato e per la conferenza che si appresta appunto a tenere. Quindi vi auguro una buona visione, una buona conferenza e vi saluto alla prossima conferenza. Grazie. Grazie Davide. Allora, senza indugio, ecco, vi presenterei il nostro ospite, ossia il dottor Canduzio, laureato in ingegneria gestionale, inoltre fondatore di Novalia, ossia un'azienda di consulenza direzionale e organizzativa. Oltre ad essere un consulente aziendale, è anche docente presso la Culture Open to Action Business School. Detto questo, ecco, io non mi dilungherei, lascerei subito la parola, ecco, al nostro relatore e vi auguro a tutti una buona conferenza. Grazie a tutti. Grazie Kevin, per me è un onore partecipare, portare un po' un punto di vista magari anche fresco, giovane, innovativo, non certo come la mia veneranda età purtroppo, anche se dentro mi sento ancora abbastanza giovane. Quindi perché ho accolto questo invito? Perché mi è stato chiesto di portare un punto di vista sul futuro rispetto a quello che sta succedendo in questi tempi digitali. Allora, per non annoiarvi e lasciare il mio faccione brutto piacere davanti alla vostra interazione, ho pensato di accompagnare questa narrazione attraverso alcune slide, alcuni filmati, alcune immagini. Che magari, scusate, mi hanno disattivato l'audio, che magari rendono più creativo con questo passaggio. Vado a condividere il desk e vi racconto un po' una storia. Innanzitutto, perché stiamo parlando di Ulisse per parlare di futuro? Il titolo è altisonante, ma l'idea di fondo è questa. Mi piace, quando faccio il mio lavoro anche di docente, spesso mi capita di avere a che fare con persone di varie età, da manager di azienda anche a studenti, a ragazzi della vostra età. L'idea di parlare attraverso il linguaggio della narrazione per me è sempre stata un aspetto chiave, perché se ci pensate, tutti noi, fin da piccoli abbiamo bisogno di storie, anzi siamo abituati a vedere storie ovunque. Questo è Federico Favotte, un mio amico, lui fa lo sceneggiatore di mestiere, mi ha insegnato molte cose sulla capacità di narrare, ma soprattutto mi ha raccontato che le storie, se ci pensate, sono estremamente potenti. Oggi vorrei raccontarvi una storia, che è una storia non del passato, di streghe, fate, castelli e draghi, ma dovrebbe essere forse la storia del vostro futuro, che mi auguro veramente sia radioso e pieno di speranza, anche quando i tempi spesso magari ci raccontano di situazioni diverse. Perché le storie sono potenti? Perché in qualche modo sono in grado di simulare quello che noi dobbiamo affrontare ogni giorno. E per questo spesso nelle storie, fin da piccoli, se vi ricordate, ci sono gli eroi. Gli eroi nelle storie hanno un ruolo veramente fondamentale, nel senso che molto spesso si sostituiscono a noi, cioè si sacrificano, a volte muoiono al nostro posto per insegnarci qualcosa. Miti eroi hanno illuminato anche l'antichità. Il termine mitos significa proprio narrazione.
E uno dei più grandi esperti di narrazione, è un libro che vi consiglio di leggere, è stato Joseph Campbell. Lui ha scritto un libro, L'eroe con mille facce, in cui ha teorizzato il famoso viaggio dell'eroe, che tra l'altro, se voi ci immaginate, spesso è la base di tutte le sceneggiature, questa notte c'è la notte degli Oscar, tutte le sceneggiature dei film, soprattutto dei film americani. Perché lui teorizza il viaggio dell'eroe? Perché lui, leggendo le storie dall'antichità fino ai tempi moderni, scopre che dietro queste storie c'è una sorta di pattern, cioè di percorso quasi ripetitivo, circolare, che narra effettivamente la storia di questi eroi. Ed è la storia di ognuno di noi. Quindi oggi io vorrei raccontarvi, attraverso questa chiave di lettura, quella che potrebbe essere una storia affascinante del vostro futuro. Come funziona il viaggio dell'eroe? È circolare, funziona a più tappe, parte sempre da un mondo abbastanza noioso, un mondo ordinario, il quotidiano, non so quanto triste o allegro sia il vostro quotidiano, comunque partiamo da quello che siamo noi oggi. A un certo punto arriva una chiamata. In tutte queste storie c'è una persona, qualcuno, un evento che ci spinge a essere diversi, a fare un viaggio. Un viaggio verso un mondo straordinario che ancora non conosciamo, molto oscuro, che dobbiamo raggiungere. Spesso questa chiamata, anche pensate a molte serie TV, a molti film che voi guardate, non viene accolta, si esaurisce con un rifiuto. E spesso abbiamo bisogno di una guida, di qualcuno che ci prenda per mano, che ci porti oltre la soglia, si varca la soglia, si entra in questo mondo straordinario, e nel mondo straordinario, in tutti i film, in tutte le serie TV, in tutte le storie che abbiamo narrato e conosciuto, avvengono delle prime prove. Cosa sono queste prime prove? Sono una sorta di avvicinamento a quello che dovremmo fare. Cos'è l'aspetto chiave di una storia? C'è sempre una prova cruciale, una prova centrale, una prova tremenda a volte, una prova che ci manda in crisi. A volte è una prova talmente forte che l'eroe si ammala, in certi casi muore, come nei film Marvel, dove tutti gli eroi poi a un certo punto muoiono e risorgono in continuazione. Però se la superiamo c'è un premio. Qual è questo premio? È quello di riuscire a tornare verso il mondo ordinario. Come? Con una nuova vita, avendo imparato qualcosa di nuovo, avendo risolto quello che prima non ci sembrava il caso possibile risolvere. Questo viaggio degli eroi, se ci pensate, io ne ho messi alcuni che mi hanno ispirato un po' anche me nella mia vita. Insomma, beh, l'eroe per antonomasia, insomma, Ercole, lui era un semidio, insomma, è sicuramente un grande eroe. Ho citato prima Marvel, c'è Thor, Neo in Matrix, per chi ama Il Signore degli Anelli, Frodo. Per me un eroe è stato Michael Schumacher, Luke Skywalker in Star Wars, Iron Man, se pensate al mondo Marvel, Freddie Mercury, tre cantanti, Harry Potter. Qual è la storia di questi eroi? Non sempre positiva. Se mettiamo a chi è andata bene e a chi è andata male, a qualcuno, insomma, alla fine delle sue avventure, insomma, ci resta anche abbastanza male. Luke Skywalker, seconda, se guardiamo il quarto o l'ottavo episodio, insomma, sopravvive o meno. Thor fa anche una cosa strana: dopo lo schiocco di Thanos si gonfia letteralmente, si mette a bere birra e quindi diventa quasi un anti-eroe. Ho lasciato un posto centrale su cui oggi vorrei portarvi, non tanto con la fantasia, ma con alcuni aspetti molto concreti, che è il ruolo di un altro eroe che è apparso nel 2011 nella storia che tutti noi frequenteremo. Qualcuno l'ha chiamata la quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da tutta una serie di tecnologie abilitanti, ma queste tecnologie abilitanti, io vi porterò chiaramente un contesto da ingegnere gestionale che lavora in vari tipi di organizzazioni, sicuramente industrie manifatturiere, ma anche contesti dove non si produce ma solo si vende o solo si organizza, come possono essere gli ospedali o quant'altro. Tutti questi contesti in cui stanno arrivando queste tecnologie rappresentano un'altra storia di eroi, ma l'eroe in questione, l'Industria 4.0, ricorda molto Thor, cioè nel senso che ha promesso molto quando nel 2011 appunto un sindacato di aziende tedesche chiese al governo tedesco di finanziare l'ingresso di nuove tecnologie abilitanti per il settore manifatturiero, ma non solo. Promettono tanto, dicevo, ma non sempre mantengono. Perché vi voglio fare questo ragionamento? Perché ci vuole lo stacchetto musicale? Mi interessa anche la storia dell'eroe Ulisse in questo. Passato che ho, dopo mille battaglie.
battaglie e pericoli, di niente al mondo mi pento, nemmeno il vento è più curioso di me. Perché ho citato Ulisse? Perché io trovo molta ispirazione nel mito di Ulisse e oggi ne voglio parlare. Perché innanzitutto Ulisse non è un dio, non è un semidio, non è un supereroe, non ha superpoteri, è uno di noi. I suoi superpoteri sono molto umani, sono il coraggio, sono l'astuzia, sono l'intelligenza, la curiosità, la sete di conoscenza. E tra l'altro sono passioni, sono... Che non lo fanno amare. Il suo stesso nome, Ulisse, Odisseo, Odisseo viene da odio, perché molte persone si trovavano mediocri di fronte a Ulisse. È il destino di molti eroi, quello di essere leader, ma anche di leader non sempre amati, ma spesso indesiderati. La storia di Ulisse è una storia molto particolare, una storia che ha affascinato moltissimi scrittori. Pensate, Ulisse fa 5 finali diversi della sua vita. Qualcuno lo vuole, contento, e quindi lo fa morire a Itaca. Per qualcuno lui riprende il mare e muore vicino alle sirene. Per Plinio il Vecchio addirittura muore di vecchiaia. Uno scrittore italiano, Manfredi, lo fa diventare immortale, eterno. Ma forse la storia più particolare di Ulisse, quella che oggi vi porto, è la storia di Dante. Dante nel 26esimo canto dell'Inferno lo condanna, lo vedete lì a destra assieme a Diomede, a patire le pene dell'Inferno, appunto. Perché? Perché per Dante Ulisse ha esagerato. Ha esagerato in cosa? Portando sé e il suo equipaggio in quel folle viaggio. Adesso non cito le terzine, perché probabilmente le conoscete tutti, ma cosa fa a un certo punto della sua vita Ulisse? Decide, nonostante insomma il tempo passi anche per lui, di prendere il vecchio equipaggio e di portarlo oltre le colonne d'Ercole. Le colonne d'Ercole sono, nella metafora anche che voglio portarvi oggi, rappresentano proprio il confine non geografico di Gibilterra, ma proprio il confine della conoscenza, quello che Ulisse va a trascendere, va a superare, commettendo però 4 grossi errori. Infatti il viaggio dell'eroe di Ulisse non è circolare, purtroppo termina molto male, termina con un naufragio sull'isola del Purgatorio e con appunto la sua condanna alle fiamme eterne. Mi piacerebbe darvi un messaggio di speranza, nel senso che mi piacerebbe che voi, eroi del vostro futuro, della vostra vita, non commetteste di fronte a questa Industria 4.0, a questa trasformazione digitale, a questi tempi che stanno avanzando molto velocemente, a velocità esponenziale, non commetteste gli stessi errori, che ha compiuto Ulisse. Sono 4 questi errori e per ognuno di questi vorrei raccontarvi un pezzo di storia. Il primo è che Ulisse intraprende quest'ultimo viaggio esattamente con le stesse vele e col timone della sua barca storica, cioè non si rinnova. Si chiude dentro le sue vecchie tecnologie e con queste pensa comunque di fare quello che ha sempre fatto, di conquistare, girare, divertirsi e scoprire cose nuove. La seconda cosa è porta la vecchia bussola con sé, cioè non cambia il sistema di riferimento, continua a orientarsi esattamente come ha sempre fatto, affidandosi anche al suo istinto. Si affida anche al suo equipaggio. Nella nostra metafora l'equipaggio sono le competenze e la cultura del futuro, ma il suo equipaggio è un equipaggio vecchio, stanco, non riesce nemmeno a motivarlo. Prova la sua leadership, ma una leadership stanca, consumata, che porta tra l'altro per la prima volta Ulisse ad andare verso appunto le colonne d'Ercole, oltre le colonne d'Ercole, senza sapere dove mirare, perché per la prima volta lui non ha nessun sistema di riferimento. E quindi il quarto errore che compie è quello di non... le mete non si conoscono sempre prima, ma in questo caso proprio non c'ha neanche l'idea di cosa può andare a affrontare. Sono 4 errori molto gravi. Mi piacerebbe utilizzare questi 4 errori per raccontare quelli che potrebbero essere i vostri errori del futuro, che vi auguro di non commettere, di fronte a questi tempi che sono diventati veloci, sono diventati esponenziali, ma soprattutto sono diventati tempi complessi. Citando un grande triestino, un grande imprenditore giuliano, Ernesto Illy, lui probabilmente lo sapete, è stato anche uno studioso, è stato un grande chimico. Lui era amico di Prigojin, un russo che vinse negli anni 70 il premio Nobel per la fisica, teorizzando la teoria della complessità.
Ernesto Lì, per tradurre la complessità che viveva e che sempre più sta sconvolgendo anche la vostra vita, la descrive così, con delle parole veramente sagge e profonde. Quando la vita scorreva lenta come un pigro fiume, la complessità esisteva ma non veniva percepita. Oggi tutti se la sentono addosso perché il ritmo si è fatto serrato come un torrente vorticoso. Io spesso lavoro nelle aziende, chiedo a questi manager se 10 anni fa il loro mondo era più semplice o più complesso, e quasi tutti mi rispondono più complesso, qualcuno mi dice più complicato, e questo è un grande errore che noi facciamo. Chi di voi, penso molti di voi hanno studiato o allo scientifico o al classico latino, sa perfettamente che i due termini complicato e complesso non significano la stessa cosa. Complicato deriva dal latino complicum, dal plico, da qualcosa che può essere spiegato. Complesso deriva da complexum, dal plesso. Immaginate la cellula nervosa con tutte le sue diramazioni e interconnessioni. Appunto, complicato è qualcosa che può essere descritto in modo lineare. Il complesso già entra in un mondo dove tutto viene interconnesso. Il complicato ricorda molto un po' la nostra cultura di base, perché fin da piccoli noi abbiamo sempre avuto a che fare con materie, esami che iniziamo per analisi, no? Se ci pensate, analisi logica, analisi grammaticale, analisi 1, analisi 2, analisi matematica, eccetera. Di esami o di materie che iniziano per sistemi ne abbiamo fatti veramente pochi, e questo è proprio un cambio culturale che non si è innescato nella nostra crescita. Un meccanismo può essere complicato, un organismo è complesso. Ora, so che mi rivolgo a studenti di varie discipline, quindi io tendenzialmente parlo sempre agli informatici, agli ingegneri, agli economisti e quant'altro. Quindi mi viene spontaneo pensare che prendere un ingegnere e fargli smontare questo meccanismo e farglielo rimontare sarebbe una cosa abbastanza facile, è sufficiente segnare le ruote dentate e segnare il percorso. Lungi da me chiedere a un ingegnere, guai, di smontare un bambino. Ma anche se lo chiedesse un medico mi direbbe che un organismo è un sistema complesso, spesso, anzi quasi sempre, un mal di testa non è un male della testa. Eppure io, per molti anni, io sono del 68, quindi faccio subito outing, pensate quanti ne ho, sono una generazione X, molto antica, diciamo, ho avuto questo percorso che mi ha fatto vedere la realtà sempre analizzata, lineare, l'organigramma aziendale, la supply chain per alimentare le aziende, tutto spiegato, legato a delle connessioni. Purtroppo il mondo non è così, e sempre di più il vostro mondo non è così. La cosa curiosa è che questo mondo, che sta diventando sempre più complesso, ci viene promesso che venga risolto dalla tecnologia, che è quanto di più lineare possibile, no? 0-1 bit, bianco-nero, senza nessuna sfumatura di grigio in mezzo. La verità è molto diversa. Prima ho citato Prigogine, Prigogine, il fisico russo amico di Illy, teorizzò la complessità e la descrisse in un modo molto, molto, adesso la semplifico e chiedo pietà ai fisici che si annidano tra di voi. Essenzialmente lui cosa ha detto? Che in realtà non è vero che discontinuità e continuità sono l'una l'antitesi dell'altra, possono convivere in un sistema. Quindi un sistema può avere alti gradi di continuità e anche alti gradi di discontinuità, però se un sistema è troppo continuo tenderà a morire per fossilizzazione. Pensate ai dinosauri, per esempio, che sono morti perché non hanno saputo coevolvere con l'ambiente che cambiava con loro. Per contro, anche nel brodo primordiale, i batteri non hanno avuto una vita felice perché troppo discontinui morivano per disintegrazione. Quello che si è creato nel mezzo, quel solco che c'è nel mezzo, ha un nome scientifico, non banale, sembra banale, che è l'oro del caos. Su questo si fonda la teoria di Prigogine, su questo c'è anche la metafora, vedete, di un surfista che cerca di cavalcare un'onda. L'onda, la cresta dell'onda, anzi, è proprio l'oro del caos, è il punto di massima energia. Prima il mare è energia che si accumula, man mano che si muove verso riva, questa energia cresce in un'onda. Quando l'onda non riesce più a pescare dal fondale, schiuma e si disintegra. Ecco, solo le grandi aziende, solo i grandi eroi sanno stare sulla cresta dell'onda. Per cui oggi, per raccontarvi la metafora di Ulisse, ho pensato di raccontare quelle che sono le quattro onde che gli eroi del futuro dovranno cavalcare. Ognuna di queste onde è l'antidoto per evitare di superare le colonne d'Ercole e naufragare come Ulisse. La prima di queste onde è chiaramente legata alla metafora delle vele del timone. Ulisse partì con strumenti antichi, oggi ci sono strumenti nuovi, ci sono delle tecnologie abilitanti. Queste tecnologie abilitanti sono forse a voi già note.
Ce ne sono di curiose. Questo è DHL, che ha iniziato dal 2019 pre-Covid a consegnare in Cina i primi pacchi attraverso i droni. Ci ha provato anche Amazon, in America è stato più difficile ottenere i permessi, comunque ci stanno lavorando. La cosa interessante è che, se pensate a un film come Ready Player One di Spielberg, dove lui immagina un futuro dove tutta la posta arriva attraverso i droni, questa cosa sta già succedendo in Cina. Se guardate su internet e su YouTube trovate sicuramente filmati del genere. La tecnologia avanza con molta rapidità e spesso è stata la fantascienza a ispirarli. Questo è un film che faceva ridere, e magari ci riflettiamo sopra un attimino. Il mondo si unì mettendo in comune risorse e mettendo da parte vecchie rivalità. Il mondo si unì mettendo in comune risorse e mettendo da parte vecchie rivalità per l'amore di un bene più grande. Per combattere i mostri, creammo dei mostri a nostra volta. Nacque il programma Jäger. In questo film prendono delle persone, due per esattezza, le collegano all'interno di un robottone in modo neurale e riescono così a sconfiggere dei mostri che arrivano dalle faglie dell'oceano. Al di là della cosa fantascientifica, la cosa incredibile è che quando ci sono queste cose c'è sempre qualcuno che le segue. Questo probabilmente lo conoscete, questo è Elon Musk. Lui 5 anni fa ha fondato questa azienda Neuralink, aveva annunciato che aveva collegato cervello e computer, cervello umano e computer in 4 anni, tutti gli hanno dato del pazzo, come quando ha detto di andare su Marte eccetera. Lo scorso anno, in pieno Covid, è riapparso Elon Musk, con la sinistra, lo dico per tutti, quella invece a destra è Gertrude, che è un maialino, un porcellino, e lui ha collegato nella testa di Gertrude un microchip e ha iniziato a tracciare il suo pensiero. Forse qualcuno un mese fa ha fatto muovere col pensiero a un gioco Pong una scimmia, e sta dicendo che entro quest'anno collegherà i microchip al cervello umano. Questa sembra fantascienza, può far paura, ma queste sono le tecnologie abilitanti che stanno venendo avanti. Altro esempio. For work. Now employees can work smarter and bring in the people they need with just a tap. They can troubleshoot, repair, and perform with confidence and speed. They can move freely, pull critical information into view, and stay focused on the task. Their hands free to do the work. This is collaborative problem solving at full speed. Your people, united across time and distance, more connected, more informed, and more efficient. Now employees can work together from anywhere. They can go there without being there. This isn't the future. This is here and now. Lungi da me fare pubblicità a Microsoft, Wurt o Evolus Innovation, è un video pubblico che c'è su YouTube. Mi ricordo esattamente il momento in cui ho visto per la prima volta questa tecnologia, perché era qualche giorno prima del lockdown, e la cosa fu quasi profetica, perché effettivamente pensate da lì in poi quante aziende o quanti sistemi hanno trovato giovamento nel relazionarsi in questo modo, le HoloLens, quindi una realtà aumentata attraverso cui un operatore può connettersi istantaneamente 24 su 24 in tutto il mondo con altri suoi colleghi, che guardando attraverso il monitor ciò che lui vede, facendolo interagire, possono supportarlo nel risolvere dei problemi sulle macchinari. Ma questa cosa può essere applicata a qualunque contesto: a un magazzino, a un ospedale, a un casellante tra virgolette in autostrada. Il futuro sta andando lì, una realtà aumentata dove praticamente posso puntare a collegare l'intelligenza di più persone in un unico punto e averla istantaneamente disponibile da remoto. Queste cose magari possono anche far paura, forse questa un po' meno rispetto alle scimmie e ai maiali di Elon Musk, però stanno arrivando e vedete l'immagine sotto, va detta subito una cosa. Io uso spesso la metafora della staffetta, per dirvi, oggi vedremo anche qual è stata la staffetta di Ulisse, quale potrebbe essere la staffetta vostra, per dirvi che in realtà queste tecnologie abilitanti, in realtà, che sono tante, perché avete visto un caso di realtà aumentata o di realtà virtuale, arrivano i cobot, cioè i robot collaborativi, cioè robot che in produzione, nelle aziende o a breve li vedremo anche nei centri commerciali e quant'altro, interagiscono con intelligenza rispetto all'uomo.
le blockchain, poi parleremo, potremo vedere cos'è una blockchain, cioè una catena digitale sulla supply chain, la stampa additiva, l'internet delle cose, cioè non più un internet che connette informazioni, ma anche oggetti che parlano con altri oggetti senza interazione umana. Ecco, tutte queste tecnologie spesso sono solo il primo frazionista, hanno dei limiti, hanno ancora dei limiti. Sono abilitanti, abiliteranno il futuro, il vostro futuro sicuramente si giocherà su queste tecnologie, però sono solo il primo frazionista di questa staffetta, mi spiego, chiunque di voi abbia visto una staffetta 4% per esempio, si accorge che il primo frazionista in realtà non fa mai la differenza, anzi le squadre non mettono mai come primo frazionista il più veloce di tutti, perché la caratteristica del primo frazionista non è quella di essere il più veloce di tutti, ma è quella di essere tra i quattro frazionisti quello che reagisce più velocemente al colpo di pistola e che ha la maggiore accelerazione. Se guardate Giamaica, quando vinceva dal 2011 al 2010, più o meno fino al 2018, tutte le varie competizioni, Bolt era sempre messo in fondo, era l'ultimo frazionista. Lui partiva lanciato, vinceva, ma guai metto le blocche di partenza, perché lui reagiva più lentamente dei suoi compagni al colpo di pistola e la sua struttura fisica non lo agevolava in quell'accelerazione. E invece, se notate qualunque finale, semifinale di una staffetta, dopo la prima frazione, tutti i frazionisti, gli otto frazionisti che vi partecipano, sono praticamente allineati. Questo per dirvi cosa? Che noi siamo circondati da tecnologie abilitanti, però in realtà nessuno di voi avrà un vantaggio realmente competitivo nella vita usando solo le tecnologie. Non il vostro lavoro, non la vostra azienda, perché queste sono delle commodity. Chiunque potrà comprarle, utilizzarle, impararle. Non è lì che si fa la differenza. Sono importanti, certo, fondamentali, perché comunque si vince in quattro alla staffetta e serve anche il primo frazionista, ma bisogna passarsi il testimone. Oggi vedremo gli altri tre frazionisti, che sono quelli che avrebbero consentito a Dante probabilmente di non naufragare di fronte all'isola del Purgatorio. Non sono ancora così mature, avete visto delle cose eccezionali, sono vere, non erano dei fake video quelli assolutamente, però non tutte le aziende in cui andrete a lavorare, qualunque sia questa azienda, questa organizzazione, questi uffici, saranno così maturi da avere tecnologie sempre all'avanguardia. Anzi, forse per la prima volta nella storia, una rivoluzione industriale, la quarta, premesso che sia davvero una rivoluzione industriale, è arrivata prima nel mondo sociale che nel mondo industriale. Un tempo erano le aziende il luogo per antonomasia dell'innovazione. Oggi alcune aziende in cui andate a lavorare, ho degli studenti che mi scrivono ogni tanto: oh prof, sono finito nel Medioevo, mi hanno dato, pensi, l'email per lavorare, al di là delle battute, non è vero che sono così mature, soprattutto soffrono un tema molto importante. Quando io scelgo una tecnologia, un po' come un linguaggio, io ho bisogno di sperare che questa tecnologia non sia solo funzionale per me e per la mia azienda, per il mio contesto di business, ma lo sia anche per tutte le aziende con cui mi relaziono, per tutte le persone con cui comunico. Se io scelgo una tecnologia sbagliata, il mondo mi spingerà fuori, mi respingerà come un virus, per fare un esempio che secondo me te calza purtroppo tristemente in questi giorni. E quindi le tecnologie sono importanti, era meglio se insomma anche Ulisse fosse partito con strumenti adeguati, con vele timone aggiornati, ma non è lì che si fa la differenza. Dobbiamo i nuovi eroi devono trovare una seconda onda da cavalcare all'oro del caos, e questa seconda onda è la capacità di orientarsi con una bussola. Qual è la bussola dei giorni nostri? Immaginate, sono sicuro che questa risposta è la più facile di quelle che vi do oggi. Sono i dati, o meglio, gli advanced analytics, adesso ve li definisco, che dai dati possono estrarre informazioni utili a cambiare il vostro contesto di lavoro, il business delle organizzazioni in cui andrete a lavorare. Qual è il problema di questi ultimi tempi? Il fatto che questi dati forse sono addirittura troppi. Io ho delle aziende che mi dicono: stiamo raccogliendo talmente tanti dati che nessuno ha tempo di guardarli, quindi c'è quasi una paura a gestire questa grandissima mole di informazioni. Per darvi un'idea di come i tempi esponenziali incidono anche sul mondo dell'informazione, se noi immaginassimo il mondo e il suo database informativo, ecco, l'80% di queste informazioni sono state prodotte, generate, archiviate negli ultimi 5 anni. Ragionando a ritroso significa che solo l'1% dell'informazione mondiale risale oggi a ciò che è successo a livello economico, sociale, sportivo, storico prima del 2000.
Queste informazioni sono molte di più, cioè è molto più semplice, lo sapete, immagazzinarle, cercarle, condividerle, elaborarle, e questo processo è circolare. Allora, di fronte a questa mole di dati, questa mole di informazioni che vengono raccolte da quelle tecnologie abilitanti, il nostro problema grosso è quello di concentrarsi sui dati rilevanti. Bisogna trovare solo i dati importanti in questo mare di dati. E quindi avete sentito parlare spesso di big data, però c'è il rischio che questi big data siano troppi dati, troppe informazioni. Allora qual è la chiave di volta? La chiave di volta è proprio trovare una chiave di lettura corretta. Se io vi dicessi guardate questo quadrato, penso che istantaneamente la maggior parte di voi lo legge, lo vede. Vi ho dato un frame di lettura. Però sarebbe stato sufficiente, senza darvi un frame, farvi vedere l'immagine in questo modo, e magari più vintage di voi avrebbero visto dei piccoli Pac-Man orientati, ma il quadrato iniziava a sparire. Questo esercizio, che sembra banale, in un mondo pieno di dati sta diventando veramente un fattore chiave di successo. La bussola, l'orientamento di qualunque organizzazione, azienda, di qualunque impegno a livello sociale, politico, industriale, passa per trovare i giusti frame, le chiavi di lettura. Spesso bisogna togliere i segnali, cogliere i segnali deboli, togliere il rumore di fondo e trovare e leggere, per esempio, magari qualcuno di voi l'ha già visto questo giochetto, leggere dentro a un sistema che sembra una collezione di macchie, qualcosa che in realtà non sono macchie. Vi do un frame? Se adesso vi dicessi che questo non è un banale foglio dove qualcuno ha rovesciato dell'inchiostro, ma c'è un cowboy a cavallo, qualcuno di voi inizia a vedere, ah sì, è vero, qua c'è un cappello, le orecchie del cavallo, il muso, si vedono le zampe qua sotto. Certo, non è perfettamente definito, ma il vostro futuro passerà spesso per la ricerca di informazioni attraverso algoritmi, attraverso tecniche statistiche, che passano proprio per la capacità di trovare delle evidenze, dei dati certi, correlare questi dati in mezzo a un mare infinito di dati che continuerà a crescere come una mareggiata, come la mareggiata che ha travolto Ulisse. Quindi cosa sono gli Advanced Analytics? E sarà una scienza che si andrà fermando, poi vediamo che riflessi ha già nel mondo del lavoro. È la capacità di estrarre valore, chiaramente con gradi di difficoltà diversi. Vi posso garantire per esperienza che moltissime aziende, moltissime organizzazioni, pensate anche alle scelte politiche che vengono fatte in questi mesi sul Covid e quant'altro, si basano su delle statistiche descrittive. Quando la sera il telegiornale dice oggi il numero di nuovi contagi è, vi sta dicendo cosa è successo. E spesso per fare questo, lo vedete anche nei telegiornali, ci si confonde, perché non è facile nemmeno costruire statistiche descrittive fatte in un certo modo. Questa bussola in realtà mi sta dicendo molto poco, perché mi sta dicendo da dove sono partito. Non mi dice, per esempio, perché sta succedendo quel fenomeno. Perché, nonostante i vaccini, certe curve di contagi non calano? Perché, nonostante la crisi, alcuni PIL al mondo crescono? Perché, nonostante si dica che c'è poca attenzione alle persone, comunque ci sono dei sistemi sociali che stanno crescendo e stanno aumentando il consenso? Il perché è successo, cioè la diagnosi, e la capacità delle persone, delle menti creative come la vostra, di leggere i dati e di estrarre valore da questi dati. Lo si può fare in due modi: ponendo delle ipotesi, quindi dicendo questo è quello che vorrei fare, questo è quello che vorrei verificare, quindi si va dentro i dati a cercare la verifica della mia ipotesi, oppure, molto più vantaggioso, vista la mole di dati, chiedere al sistema stesso, suggerisci tu, dammi tu un'ipotesi che hai scoperto guardando i dati. Queste tecniche, che si chiamano tecniche di data mining, di clusterizzazione, eccetera, sono disponibili, adesso ve la banalizzo, anche nei fogli Excel che potete utilizzare, ma sono molto poco usate. E il futuro avrà sempre più dati per riuscire a comprendere da quello che è successo il perché è successo. E se io so cos'è successo e perché è successo, allora potrei chiedere a questi sistemi cosa succederà, di fare previsioni. E se io sono in grado di prevedere cosa succederà, mi viene voglia non di andare a schiantarmi come ha fatto Ulisse, unendo i puntini, ma dire cosa devo fare per non andare a schiantarmi, o cosa devo fare per arrivare a quell'obiettivo, cosa devo fare perché davvero si possa raggiungere l'immunità di gregge, cosa devo fare perché il futuro politico della nostra nazione possa cambiare. Tutte queste domande possono trovare una risposta non
deterministica attraverso i dati, ma un grande orientamento, e questa è una scienza del futuro, e questa è la seconda grande onda, un'onda che comunque dura da anni. Quando Amazon scrive quello che vuoi prima che tu lo voglia e brevetta questo algoritmo in basso a sinistra, la spedizione anticipata, che significa spedisco prima ciò che tu mi ordinerai, e correlando tramite cookies informazioni che noi lasciamo su Facebook, su Instagram, su TikTok, correre a queste, tutto questo, e mi propone: vuoi comprare questo? E molti dicono di sì. Non sta facendo altro che quello che facevano le persone che urlavano nella piazza ai mercati, orientando in base ai comportamenti delle persone la scelta su questo, su quel prodotto. Ma lo fanno con tecnologia, lo fanno attraverso una scienza di questi dati, lo fanno attraverso una grande capacità di non solo condizionare noi stessi, ma di condizionare anche gli stessi mercati digitali che fanno parte di questi portali. Lo fa Amazon in America, lo fa Alibaba in Cina. Alibaba, non so se avete letto cosa è riuscito a realizzare nel primo minuto del single day l'11 novembre, a livello di volume di affari. Guardate dov'è nella borsa americana Alibaba. Ha superato i colossi, se la sta giocando appunto con gli Amazon, Google e quant'altro. Tutte business basati sul fatto che noi condividiamo le nostre informazioni e qualcuno dall'altra parte le recupera e utilizza i dati per orientarci e orientarsi, quello che non ha fatto Ulisse. È la seconda grande onda, ma ce n'è una terza. Andiamo al dunque, perché voglio parlare a voi con messaggi di speranza. La terza onda siete voi, siete un equipaggio che non deve partire stanco, svogliato e poco motivato. Io lo so, ho dei figli insomma di un'età tra virgolette critica, forse la più bella età, la più giovane a 14 anni, la più anziana, se può dire anziana, ne ha 20. Ecco, in questa età io leggo attraverso anche i loro occhi a volte la paura di affrontare un futuro su queste onde, su queste creste dell'onde che possono portarti in alto ma anche travolgerti. Ecco, allora sta nascendo, ve lo dico, un nuovo mondo del lavoro fatto da quelli che abbiamo chiamati, vedremo adesso, creativi smart. Questo nuovo mondo del lavoro, questo è un report recentissimo, uscito a ottobre, in pieno Covid, quindi è stato pubblicato dal World Economic Forum. Lui ogni due anni sviluppa dei report legati a quello che sarà il futuro del lavoro, e ha scritto nell'ultimo report: nel prossimo decennio più di 1 miliardo di posti di lavoro saranno trasformati dalla tecnologia. Attenzione alle parole, sono importanti, pesano. Non ha detto verranno cancellati dalla tecnologia, ha detto trasformati, e questo passaggio è un passaggio chiave. Quindi voi sicuramente entrerete in un mondo dove la trasformazione digitale sta creando nuove opportunità. Guardate sempre a questo report quali sono i 20 profili up e down del mondo industriale. Ci concentriamo sui primi perché sono interessanti. A sinistra la domanda crescente, a destra la domanda decrescente. I primi tre, le prime tre professionalità emergenti sono i data analyst e scientist. Al secondo posto ci sono gli esperti, gli specialisti in machine learning, intelligenza artificiale. Al terzo posto ci sono gli esperti in big data e nel cloud. La prima professione normale, tra virgolette, in crescita sono i project manager, perché stanno nascendo progetti e program digitali. La cosa interessante è che due anni fa, quattro anni fa, cinque anni fa, nessuna di queste tre professioni non solo non era nella colonna sinistra, ma nemmeno di fatto esisteva. Sono le più richieste, le altre stanno calando. Stanno calando drammaticamente. I posti di lavoro nel 2025, le professionalità, cioè tradizionali, passeranno dal 15,4% della forza lavoro al 9%, con una perdita netta del 6,4%. Verranno rimpiazzate da quelle professionalità emergenti, che passeranno oggi dal 7,8% al 13,5%. Il divario è importante, bisogna leggere molto bene i dati: 85 milioni di posti di lavoro verranno persi, perché le macchine, non solo nelle fabbriche, ma anche nei call center, anche nelle agenzie di viaggio, anche negli studi notarili, negli studi commercialisti anche, andranno a sostituirsi alle persone. Queste persone perderanno posti di lavoro? No, perché 97 milioni di posti di lavoro verranno generati attraverso le nuove tecnologie. Per chi? Per chi saprà coglierli. Voi fate percorsi di studi di 3, 4, 5 anni, dipende quando vi fermate, se alla triennale o andate oltre o farete specializzazioni. Comunque 3, 4, 5 anni in questi tempi digitali emergenti si tratta di una generazione tecnologica. Ciò che imparate oggi, con qualunque tecnologia abbiate dimestichezza, fra 5 anni quella tecnologia sarà vecchia.
Allora non dobbiamo allenarci a imparare le tecniche, dobbiamo imparare ad allenare il cervello, a imparare, a disimparare e reimparare. Trasformazione in atto, interessante anche questo. A sinistra il World Economy Forum ha messo le professioni attuali e le ha accorpate per come verranno catturate dal futuro. Alcune professionalità emergenti sono molto più aperte e inclusive. Quali sono queste? Le vedete subito, il cloud computing, gli advanced analytics e lo sviluppo del prodotto. Quindi molti lavori collasseranno su pochi lavori, ma non è solo questo il tema importante. Il 43% delle aziende intervistate, è un'indagine mondiale, pensa di ridurre la forza lavoro grazie alle nuove tecnologie, e il 41%, non pago di ciò, pensa non di costruirle internamente, ma di ricorrere a specialisti esterni. È un mondo che sta cambiando, è un mondo dove è necessario anche per voi mettere in conto fin da oggi, sulla vostra cresta dell'onda, quello che mi ha chiamato upskilling, cioè imparare a fare le cose che già sapete, però con delle tecnologie che aumentano le vostre prestazioni di efficienza e efficacia. I più sfortunati di voi, probabilmente tra 5 anni, dovranno fare addirittura reskilling, perché quella professionalità verrà spazzata via dalla tecnologia. Allora le aziende che sceglierete, perché voi cambierete molti posti di lavoro nella vita, avranno il vantaggio però che per restare competitive faranno entrambe le cose, vi metteranno le condizioni cioè di valorizzare gli anni che state accumulando di competenza, anche se le tecnologie quegli anni li stanno in parte cancellando, e soprattutto vi faranno sentire coccolati, perché un'azienda che investe su di me mi fidelizza. E quindi io conosco molte persone nel mondo del lavoro che, dove l'azienda ha colto questo trend, in realtà restano legati a quei posti di lavoro e accrescono il valore per l'azienda e per se stessi. C'è un aspetto importante, non parliamo solo di tecnologia, adesso lo vedremo, sta diventando fondamentali anche le soft skill, perché in un mondo pieno di intelligenza artificiale e macchine, tutte le competenze soft possono giocare un ruolo chiave in questa trasformazione, in particolare in quello che vi succederà. Voi andrete in aziende dove verrà praticato in maniera strutturale il reverse mentoring. Il futuro che vi aspetta, la cresta dell'onda che vi aspetta nel mondo del lavoro, prevede che voi giovani sarete portatori di una cultura digitale e sarete voi a formare le persone con i capelli bianchi. Per contro, però, i senior, le persone trovate in azienda, dovranno trasmettere a voi il loro know-how aziendale e l'esperienza valoriale e di contesto, non con le tecnologie, ma con le buone pratiche. E le aziende che sapranno fare, prevede che voi giovani sarete portatori di una cultura digitale, e siete voi a formare le persone con i capelli bianchi. Non andate via troppo presto per conto, perché perdere il senior, le persone che dovete l'azienda, dovranno trasmettere a voi troppo, il loro know-how in questo. Questo è molto allegro, una persona molto divertente. Lui è Eric Schmidt, forse qualcuno di voi ne ha visto qualche intervista in TV, eccetera. Lui è stato CEO di Google e ha scritto un libro che si chiama Come funziona Google, ve lo consiglio. È un libro che non dice come funziona Google, ma dice come funzionano tutti i casi dove la new economy ha portato del successo. Lui dice, alla fin fine, viste da lontano, queste aziende che hanno avuto successo hanno una caratteristica particolare, non il loro modello di business, non le loro tecnologie, no, hanno al loro interno quelli che lui chiama i creativi smart. Chi sono i creativi smart? Sono persone che non amano fare cose ripetitive, amano assumersi invece dei rischi, lavorano tantissimo, però si annoiano facilmente, vogliono avere accesso alle informazioni aziendali, non vogliono fare il compitino, e dette in modo elegante esprimono dissenso. In realtà sono dei grandissimi rompiballe. Io ne ho molti nella mia azienda, ne trovo molti nell'azienda, tipicamente sono figure giovani che stanno cambiando il mondo. Sono la nuova generazione, sono dei veri nativi digitali, sono collocati insomma dopo il 2000 come anno di nascita, quindi qualcuno di voi alla soglia, il messaggio che vi do è attenzione a non sentirvi così nativi digitali, perché altrimenti in 10 anni, 15 anni può succedervi questo che vedete in questo filmato. Di una volta? È un telefono. È un telefono che hai già visto? No, io guardo un po' di film vecchi e c'è sempre questo telefono da questo. Ho visto una replica che vendevano, però alla fine aveva un cervello come tipo l'iPhone 6. Thank you.
è complicato. Molto complicato. Metto il dito sul cerchio del numero e giro fino all'ultimo. Devi andare con lo zero e poi vai fino in fondo. Capito. Bello. Però prima sì? Devi fare un'altra cosa. Accendo. Lo attacco alla presa. Non lo so. Alzare la cornetta. Alzare la quale cornetta? Ah. Ok. Che cornetta? La cornetta. Dov'è la cornetta? Qui. Questa. Come ti sembra da usare? A me piace. È molto difficile. È difficilissimo. Per casa è un po' ingombrante, anche da portare in giro, ricordare i numeri a memoria è un po' complicato. Secondo te, per inviare dei messaggi come faccio? Non lo so. Schiaccio il bottone e parlo. Secondo me non puoi. Boh. Magari un numero corrisponde a una lettera. Non si possono fare. Non si può. Non credo si possa. O tipo schiacci un puntino qua e magari esce lo schermo. Anche questo non funziona. Questo invece lo sai usare? Sì, quindi sì, so giocare. Vediamo il tempo e poi le previsioni del tempo fai che sono le lettere. Mercoledì c'è pioggia, giovedì c'è pioggia, venerdì c'è pioggia. C'è il tastierino, ci sono i contatti. E dopo devi soltanto cliccare il bottone senza fare niente e ti chiama. Beh, due quale preferisci? Questo qui è più difficile da usare. Bravo. È sempre bello. Che è più comodo e poi sono più abituata ad usare questi qua. Mi piace più questo, però è più comodo questo. Fa anche sorridere sto filmato. La cosa incredibile è che io, la mia generazione, abbiamo dato per scontato tutta una serie di funzionalità in quel telefono. Questo ragazzo, quello che dice a un certo punto, è anche un po' ingombrante da portare in giro, ma se ci pensate, girare la rotella, non poter memorizzare i numeri, non poter mandare messaggi vocali, tutto questo sembra appartenere al lontano passato, ma è passato in un lampo per me e passerà in un lampo per voi qualunque tecnologia state utilizzando. Nel 2011 i leader mondiali della telefonia si chiamavano Motorola e Nokia, avevano l'80% del mercato mondiale. È arrivato un signore che era molto bravo a fare i computer, si è buttato con una tecnologia abilitante, una commodity nel mondo della telefonia, e quelle due aziende sono state assorbite, sono sparite, sono di fatto fallite e sono finite entrambe comprate da dei colossi, appunto, invece del mondo dell'informatica, della new economy. È un lampo passare. E questo lampo richiede un aspetto molto fondamentale, che è quello di non puntare solo sulla tecnologia, ma su altre competenze. Il WEF comunque le sottolinea. Guardate quali sono le capacità che renderanno vincente la vostra presenza sul lavoro nel 2025. La capacità di risolvere problemi complessi, il pensiero critico, la creatività, la gestione delle persone, la capacità di coordinarsi con gli altri, l'intelligenza emotiva, il saper prendere decisioni, non il prenderle solo, ma saperle prendere, l'orientamento alle tecnologie, la negoziazione, la capacità di negoziare e la flessibilità e resilienza, termine mai così forte come nell'ultimo anno. Ecco, nessuna di queste 10 competenze si può insegnare a un motore di intelligenza artificiale. La differenza la farete sempre voi, ma questo non è un alibi per evitare di stare sulle altre creste dell'onda. C'è la quarta, l'ultima, quella con cui vorrei concludere poi per darmi in pasto alle domande di Kevin. Perché tutto questo ha senso se lo orientiamo a quello che è la vostra fabbrica di futuro. La vostra fabbrica del futuro sarà l'organizzazione, l'azienda, il contesto, la partita IVA in cui lavorerete e costruirete il vostro business. Abbiamo detto prima qual è il problema grosso di Ulisse, che per la prima volta supera le colonne d'Ercole senza sapere dove sta andando. Ecco, io vi esorto veramente a cercare di intuire dove state andando, perché partire oggi senza meta si rischia di farsi veramente del male. Portate con voi le tecnologie abilitanti, la prima onda, portate con voi la capacità di pulire il rumore di fondo e analizzare i dati. Tutti voi dovete essere esperti analisti,
nel piccolo e nel grande lo sarete, dovete portarvi competenze e cultura da nuove generazioni e creare un nuovo mondo del lavoro, assolutamente, come Creativi Smart, ma l'aspetto chiave sarà ragionare su quello che tutto questo può portare a livello di business. E la cosa curiosa del business del futuro, per quanto molti manager e molti imprenditori ancora non lo capiscano, è che stiamo andando verso ecosistemi cooperativi. Chi farà più business nel futuro saranno le aziende, le persone che tra loro sapranno costruire relazioni cooperative. Tre immagini, anche qua mi appello al latino, lingua perfetta per certi versi. Primo caso a sinistra, la formica e la chiocciola, un caso di coordinamento, la formica coordina e la chiocciola fa lei il lavoro sporco, si muove lei. Diffidate sempre dei coordinatori, lavoreranno poco e faranno lavorare voi. È il livello più basso di interazione a livello di attività comuni. Il secondo caso è una collaborazione, faccio un lavoro insieme. Le due formiche, nessuna delle due sarebbe in grado da sola di sollevare quella bacca, ma insieme sì. E portando a casa, portando le formicaie con la bacca, stasera entrambe mangiano. È il latino dout des, tu mi aiuti, io ti aiuto e entrambe siamo contente. Si chiama anche legge di reciprocità diretta. Ma la cosa bella è il caso a destra. È un caso di cooperazione. Il termine cooperativa, cooperativo in Italia ha assunto una valenza spesso consumata da certe visioni, ma se prendiamo il latino, cooperare è fare un'opera, cioè un'impresa insieme. Qual è l'impresa di queste formiche? Che alcune si sacrificano e fanno da ponte perché le loro sorelle possono accedere alla foglia e loro succhiare il nettare. Si chiama reciprocità indiretta, è il... diciamo, l'evangelico date e vi sarà dato, che già ai tempi del catechismo a me comunque non mi convinceva del tutto, no? Perché sai, tu sei generoso con gli altri, ma poi chi è che è generoso con te? Non è come il do des. Però il futuro è proprio questo. Il mondo che sto guardando io negli ultimi anni, le aziende che stanno facendo business, anche a livello globale, stanno lavorando su relazioni evolute. Cosa sono queste relazioni evolute? Si fondano sul valore reciproco. Ho parlato di reciprocità diretta e indiretta non a caso, sono elementi base della teoria dei giochi. Probabilmente tutti voi sapete che il padre fondatore di questa è stato John Nash. Se non avete visto il film A Beautiful Mind, guardatelo. Nel film a un certo punto è sceneggiato molto bene, anche se chiaramente il fatto è irreale. John Nash assieme ai suoi colleghi universitari si trova la sera a fare una pericena, loro possono ancora, non erano in zona rossa, e a un certo punto nel bar, è un po' sessista il video, lo dico subito, entra un gruppo di ragazze, tutte insomma carine eccetera, ma una in particolare è bellissima, è bionda. Di fronte alla bionda che entra nel bar, sentite la discussione che ne nasce. Ma non vi ricordate niente, eh? Pensate alla lezione di Adam Smith, il padre dell'economia moderna. Nella competizione, l'ambizione individuale serve al bene comune. Esatto, ognuno per sé, signori, mi raccomando. Sì, e quelli che fanno fiasco finiscono con le sue amiche. Io non farò fiasco. Sì, è meglio una bionda oggi che una gallina domani. Non è così il proverbio. Che nessuno si muova. Guarda da questa parte. Mi pare che guardi Nash. Oddio, lui potrà pure essere in vantaggio adesso, ma aspettate che apre bocca. Vi ricordate l'ultima volta? Sì, quella è entrata nella storia. Adam Smith va rivisto. Ma di che cosa stai parlando? Perché se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda. E alla fine, nessuno di noi se la prende. Allora ci proviamo con le sue amiche. E tutte loro ci voltano le spalle perché ha nessuno che accesse nel ripiego. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda e non offendiamo le altre ragazze. È l'unico modo per vincere. L'unico modo per tutti di scopare. Adam Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? E questo giusto, giusto? Incompleto, incompleto, ok? Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé e per il gruppo. Se è un sistema per essere l'unico a provarci con la bionda, vai all'inferno. Dinamiche dominanti, signori. Dinamiche dominanti. Adam Smith si sbaglia fatto. Attento, attento. Grazie.
Ecco, la bionda sicuramente la teoria dei giochi non l'ha capita, però l'importante è che voi cogliate l'aspetto chiave di questa quarta onda. Qual è l'aspetto chiave? Stanno nascendo ecosistemi cooperativi dove quelle tre onde rappresentano la condizione abilitante sicuramente necessaria, ma non sufficiente, a garantirvi un futuro roseo. Immaginate, questo può essere applicato a qualunque contesto in cui andate a lavorare, c'è comunque una catena di fornitura che passa per i produttori, degli distributori, delle rivendite e degli consumatori finali che siamo noi. Questa catena, questa blockchain, questa digital chain è sempre più inter e iperconnessa. In tempo reale gli oggetti che si muovono portano con sé informazioni che vengono spedite su server che stanno nel cloud. Questi server determinano ecosistemi cooperativi dove quello che conta è la condivisione dell'informazione, diretta o indiretta, voluta o non voluta, ma c'è. Conta la trasparenza, perché la trasparenza consente di accedere a un sistema win-win in cui io cedo qualcosa per ottenere qualcosa in cambio in modo indiretto, è il caso del saper rinunciare alla bionda, e sono basati sulla fiducia, sul fatto che non ti sto fregando informazioni, ma sul fatto che in qualche modo ne abbiamo tutti un vantaggio. È molto borderline questa cosa, è molto borderline, però è il futuro si sta creando su questi. Ci sono delle aziende che stanno iniziando non a vendere prodotti, nemmeno a noleggiare servizi, ma a vendere risultati, talmente convinte della bontà dei propri prodotti e servizi. Se io, solo un'azienda eccezionale, che magari vi auguro di andare a lavorare in una di queste aziende, è così forte da dire tu mi paghi solo se ottieni ciò che davvero volevi. Allora, il viaggio dell'Eroe 4.0, e vado a concludere, mi ero tarato su un'ora poi eventualmente per interagire quanto volete con delle domande, e siete voi gli Eroe 4.0 della futura generazione, e deve essere assolutamente diverso dal viaggio di Ulisse, non deve terminare in un precipizio, non deve venire inghiottito davanti all'isola del purgatorio. Allora dobbiamo costruirlo in un modo diverso. Il primo è, voi vivete un mondo ordinario, è un business che a tutti gli effetti è ancora un business 3.0, un'università che è la 3.0, una famiglia che è la 3.0, cioè una famiglia da terza rivoluzione industriale, che è quella che nasce, viene collocata negli anni 50, ma di fatto con Turing, ma di fatto viene battezzata dalla nascita del microchip nel 71, che forse non lo sapete, è stato brevettato da un italiano, Faggin, di Vicenza, che lavorava all'IBM. Ecco, da lì in poi ciò che sta nascendo è tutta un'evoluzione di quelle tecniche digitali, ma non è lì il fattore chiave. Il fattore chiave è che voi vivete un quotidiano dove state rischiando di perdere il treno, oppure state... potete prendere opportunità pazzesche, dovete solo stare molto attenti. Il primo passaggio è ascoltare una chiamata, una proposta evolutiva, leggete, informatevi, non credete ai maiali col microchip, dovete trovare tre siti che vi dicono che davvero c'è un microchip nel cervello del maiale di Elon Musk, perché le fake news vi stanno tormentando. Non guardate solo la superficie, cercate le chiamate vere. Queste chiamate vere vi stanno portando sicuramente in un mondo straordinario, che oggi è ancora oscuro per tanti, anche per me lo è, anche per aziende con cui lavoro, anche per i vostri genitori lo è, ma i tempi corrono velocemente. Allora avete bisogno di qualcuno che sia una guida. La vostra guida c'è oggi. Oggi sto parlando a dei ragazzi che fanno l'università, e l'università per me è stata foriera di tante idee. Mi ricordo ancora uno degli esami che ho fatto, avevo sviluppato un algoritmo per prevedere una pandemia, drammaticamente, cioè pensate, a volte il futuro si avvera anche nel peggiore scenario. L'università è una guida, avete bisogno però di varcare la soglia, questo succederà solo in un momento particolare, lo posso garantire, per me è stato quando sono entrato nel mondo del lavoro, la prima volta, e le prime prove saranno come voi definirete per voi stessi il vostro sentiero. E come ho fatto io, probabilmente sbaglierete, perché io non ho scelto subito il sentiero giusto, però l'ho scelto, questo è il passaggio chiave. Prima ancora di essere eroe devi essere un po' disobbediente, un po' creativo, provare a darti un obiettivo, altrimenti mai ti avvicinerai con le prime attività a quella che è la prova centrale. La prova centrale è sempre la capacità di prendere nuovi metodi e strumenti che magari hai studiato all'università, che vengono messi insieme al luogo di lavoro in cui stai rivolgendo il tuo futuro, e a volte non funzionano. Non funzionano per tanti motivi, perché voi non siete pronti, perché il contesto nel quale andate non vi troverà pronti. E lì arriva la crisi, è il momento chiave. Lì c'è sempre un bivio, o si evolve o ci si delude. A volte, tra virgolette, metaforicamente parlando, si muore. E lì
che probabilmente sbaglia tutto il viaggio Ulisse. Però la maggior parte degli eroi, anche quelli che mi hai visto prima, rinascono. Hanno in premio cosa? Una grandissima crescita professionale, che per molti, per la mia generazione, è stata la conquista progressiva di un posto di lavoro, di uno stipendio, di una sicurezza. Per voi non sarà così. E non è un male, è un bene, perché voi dovrete ogni volta ritornare nel mondo ordinario. Questo creerà un cambio culturale vostro, ma soprattutto delle persone con cui lavorerete, che a volte non saranno i vostri colleghi, saranno i vostri amici, saranno i vostri partner, saranno i vostri familiari. Perché questo ecosistema, questa onda, è un'onda veramente circolare. Il mondo straordinario cambierà e diventerà il vostro mondo ordinario. Ma questo mondo ordinario, che vi darà una nuova vita, che a volte è un'evoluzione, a volte è proprio una rivoluzione, per me lo è stato, almeno in due momenti della mia vita io ho avuto un cambio radicale e l'ho avuto in 25 anni di lavoro. Ma per voi non ci sono questi tempi. Quelli che per me sono stati 25 anni, per voi probabilmente saranno 5 anni di lavoro. Perché risolvere nel mondo ordinario ciò che prima non sapete risolvere significa abilitare dentro di voi un nuovo modello, che a volte sarà un modello di business, altre volte sarà un modello di cambiamento. Allora tornate nel quotidiano. Il quotidiano a questo punto non sarà più un tema di rischio e opportunità, sarà un tema di conoscenza e valore. A questo punto sarebbe bello che tutto finisse qua, ma non è così. La vostra vita vi farà arrivare nuove chiamate. Stavolta la guida non sarà l'università, ma saranno probabilmente altri posti di lavoro, e questo percorso diventerà circolare. Il messaggio che vi do è quello di non smettere di andare a cercare qualcosa di straordinario. C'è sempre dello straordinario dentro quello che facciamo, e questo straordinario, le tecnologie, i dati e la cultura e le competenze, verrà veramente sempre più rivoluzionato da quello che è l'obiettivo di business. In una parola, tornando sempre ai grandi classici, al mito della caverna, riscritto alla Campbell Via, la caverna spesso nella quale avete paura di entrare è proprio quella che nasconde il tesoro che state cercando. Non abbiate paura, buttatevi in questa caverna con delle attenzioni. Non voglio fare il guru, ma fare solo dei piccoli consigli che do a me stesso ogni giorno, ogni mattina quando mi alzo e vado al lavoro. La prima: dovete diventare amici, scendere a patti con la paura, lasciate la certezza, la più grande nemica del cambiamento è la certezza. Nulla di ciò che state facendo oggi, che state studiando oggi, delle tecnologie che usate oggi sarà duraturo, nulla. Lasciatevi trasformare. Molte persone dicono di amare il cambiamento, ma non è vero che amano il cambiamento. Il nostro cervello è fatto per essere pigro, per vivere in comfort zone. Voi lasciatevi trasformare. Date alle tecnologie il giusto ruolo. Nulla di ciò che state studiando e con le tecniche che state utilizzando sarà quella cosa che cambierà davvero la vostra vita. Le tecnologie sono solo abilitanti, sono la prima di quelle onde. Sicuramente non quella determinante. Seconda cosa: come si cambia? Non con le tecnologie, si cambia attraverso le persone, attraverso i processi organizzativi, cioè l'applicazione dei metodi, attraverso delle attività e attraverso una cultura. La cultura non è ciò che studiate, è quello che è il sistema valoriale che vi date quando date in un posto di lavoro. La cultura è molto più importante della strategia delle aziende, perché è molto difficile cambiare la cultura di un'azienda. E molto spesso questa cultura la porterete voi in azienda, se sarete capaci, altrimenti ne finirete vittime. Trasformate sempre la vostra vita, mai sentirvi arrivati. Nel momento in cui è un po' come guidare un grande del passato della Formula 1, Andretti, lui diceva che quando sento che la vettura di Formula 1 è perfetta, in realtà sto andando troppo piano. La vita non vi lascerà mai totalmente il controllo. Trasformate in continuazione, sarà sempre un viaggio affascinante, perché il viaggio va ricominciato ogni volta. Io sono da ingegnere sbordato di 4 minuti, ma perché siamo partiti 4 minuti tardi, quindi insomma sono stato nell'ora prevista. Volevo buttarvi, non darvi delle risposte, ma darvi degli stimoli. L'obiettivo di oggi è che torniate stasera a casa dai vostri amici con qualche domanda in più, non con qualche risposta in più. E adesso sono alla mercé delle vostre domande, spero di aver dato comunque qualche stimolo e magari possiamo approfondire alcuni di questi temi. Grazie mille, veramente un tema, anche un'esposizione veramente molto molto interessante. Adesso magari aggiungo, come dire, il fatto che appunto noi come giovani
quando pensiamo al futuro, già, appunto, come è stato anche anticipato, abbiamo sempre molta paura, adesso anche in riferimento con al Covid, siamo di fronte a un futuro veramente, veramente incerto. Quindi veramente è stato, ringrazio veramente di cuore il dottor Candussio per questa presentazione. Io mi ero preparato con un po' di domande, allora io faccio anche una piccola premessa. Io studio giurisprudenza, quindi sono molto lontano da quello che sono gli studi e anche il lavoro del nostro ospite, ma proprio per questo volevo Mari così dare qualche punzecchiare, se vogliamo, un po' il nostro ospite. Appunto la prima domanda che appunto volevo porle. Allora, è la tesi dell'inevitabilismo. Mi spiego. Shoshana Zuboff, che è una docente, insomma, presso l'Università di Harvard, ha scritto proprio un libro per quanto attiene questo tema, chiamato Il capitalismo della sorveglianza, con un occhio particolarmente critico su quella che è tutta la gestione dei big data, insomma, l'evoluzione digitale. E pone un tema, secondo me, particolarmente interessante, ossia che sotto, tutta questa, come dire, tutto il tema, della digitalizzazione, della trasformazione digitale, vi è il principio, se vogliamo, dell'inevitabilismo, quindi che è quasi, appunto, è un viaggio di sola andata, dove è praticamente impossibile un ritorno ed è praticamente impossibile tornare indietro. Quindi appunto chiederei al professor dottor Candussio se è a favore di questa tesi, o se ritiene ci sia qualcosa di più, o cioè, se è vero, se può essere anche sbagliata questa tesi. No, lungi da me da confutare la tesi di una grande accademica. No, allora io non sono sinceramente molto d'accordo. Cioè, ho sempre avuto, essendo un disobbediente per natura, ho sempre pensato che non ci sia nulla di così ineluttabile. Insomma, mi ricordo un po', visto che siete la generazione marveliana voi, quando Thanos, nell'ultimo film degli Avengers, dice che lui è ineluttabile. In realtà in quel film non è ineluttabile, cioè effettivamente gli Avengers riescono a cambiare quella cosa che sembra assolutamente destinata. L'inevitabilismo, diciamo così, ha effettivamente una base solida, una base concreta. Prima vi ho citato Amazon, vi ho citato Alibaba, ci sono un sacco di... Cioè, avete letto tutti di Cambridge Analytica, avete letto di quanto sia facile oggi con i vostri dati in qualche modo orientare i comportamenti futuri o disorientarli, addirittura presentando le informazioni in modo tale che chi le legge abbia uno spostamento di opinione. Il capitalismo della sorveglianza, un testo insomma sicuramente impegnativo che Kevin sicuramente hai studiato perfettamente, no? dice delle cose che mi trovano d'accordo, ma non completamente. Prima volutamente ho detto questo. Ci sono le 10 competenze che saranno veramente vincenti nel 2025, nessuna di queste è mappabile all'interno dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto una di queste era il pensiero critico. Io credo che per quanto ci siano delle persone che amano o comunque trovano sicurezza nel farsi anche guidare da questa trasformazione digitale che ci spinge verso un destino ineluttabile, in realtà ce ne saranno tante che questa cosa la cambieranno. Ti faccio una controproposta, la faccio a tutti. Anziché affiancate a questo libro, Homo Deus di Harari, Breve storia del futuro, è un libro che traccia invece, racconta come l'uomo sarà sempre a un bivio tra scendere a patti con le macchine oppure diventare se stesso una macchina. La teoria di Elon Musk e l'altra che lui pone sul piatto si chiama dataismo. Lui dice: le informazioni è vero che ci potranno condizionare, ma noi dovremmo gestire e controllare queste informazioni e resterà sempre un aspetto umano. È un bellissimo libro, un libro di 1000 pagine, ve lo dico subito, però veramente apre la mente e fa vedere un'altra prospettiva. Quindi sono parzialmente d'accordo su questo destino ineluttabile. Ok, allora adesso pensavo di farle una piccola domanda proprio da persona che appunto purtroppo non ne capisce molto di ingegneria, di queste cose qui, ossia il tema della velocità della trasformazione, in quanto se analizziamo da un punto di vista storico ci rendiamo conto di come
questa rivoluzione, ecco, questa industria 4.0 stia, ecco, arrivando a una velocità veramente ampia, ma soprattutto molto più, ecco, più veloce rispetto alle rivoluzioni precedenti. Ecco, vorrei farle appunto la domanda, ma come mai adesso la velocità, ecco, nella trasformazione è così tanto, cioè, come mai è così veloce, ecco, questa trasformazione? Cioè, veramente adesso andiamo a dormire la sera con tutta una serie di dispositivi e il giorno dopo, cioè, magicamente sono tutti cambiati e vi sono anche nuove tecnologie in così poco tempo. Ok, allora, la prima rivoluzione industriale fu battezzata da una tecnologia, che era il motore a vapore, ok? E ci mise 70 anni la rivoluzione industriale a entrare nel nostro percorso, dal 1760 al 1830. Quindi tu calcola che in quegli anni il primo figlio si faceva a 16-17 anni, quindi ci vollero quattro generazioni, anzi in quattro generazioni ci si abituò a un singolo cambio tecnologico. La seconda rivoluzione industriale, che è quella tra 1870 e 1930, cioè fino alla crisi grossa, insomma, della borsa americana, molti pensano che sia legata al motore a scoppio, in realtà è legata alla catena di montaggio, cioè alla produzione di massa. Anche lì 60 anni, tre generazioni per abituarsi a un cambio culturale dall'artigianato, dall'artefatto al manufatto, dal manufacturing. La terza ha avuto anche lì il microchip, una tecnologia. Cos'è successo di particolare negli ultimi 20 anni? Se voi prendete ci sono varie classificazioni, quella del Politecnico di Milano ne trova 9 di tecnologie abilitanti principali, nessuna di queste è nuova, sono solo evoluzioni delle precedenti, però stanno convergendo insieme. E questa convergenza sta avvenendo sulle leggi non più della meccanica, neanche dell'elettricità e dell'elettronica, ma dei semiconduttori, da dove è nata la legge di Moore. Non voglio metterti in imbarazzo, ma Kevin, se io ti dicessi di prendere un foglio di carta, visto che non sei ingegnere, te lo chiedo, e lo pieghi a metà, poi lo pieghi un'altra volta a metà, poi lo pieghi ancora un'altra volta a metà. Allora, premesso che c'è una legge fisica che oltre l'ottava piega a metà, non ce la fai più a piegarlo, ma supponi di piegarlo 30 volte, quanto alto diventa un foglio di carta? Più o meno, non so che arrivi al micron. Sì, non saprei. Dai, più o meno, dai, quanto sarà? Qualche centimetro, 4-5 okay. Centimetri, provato, ma neanche. Ok, allora, se lo pieghi 23 volte su se stesso arrivi a un chilometro. Se lo pieghi 30 volte all'atmosfera, 40 volte alla Luna, 50 volte al Sole, 103 volte alla distanza che rappresenta oggi l'universo. Questa è la velocità esponenziale. La legge di Moore, che fu formulata negli anni 70, si applicava ai semiconduttori. Oggi non è più estremamente valida, nel senso che l'esponente si è un po' smorzato. Però spiega, per esempio, perché io ho iniziato a lavorare con dei modem a 16K, ok, K. Il mio PC aveva 40 mega di hard disk. Questa presentazione che avete visto pesa quasi un giga con i filmati, avevo il processore a 40 Hz, non megahertz o gigahertz, 40 Hz. Questo spiega perché tante tecnologie, nessuna davvero esplosiva, stanno convergendo insieme. Andiamo, non dico la sera a dormire, la mattina c'è un'altra tecnologia, ma se pensate che lo smartphone ha 10 anni, ok, e che chi faceva i cellulari prima, o aziende anche grossissime come la BlackBerry, non ci sono più. Questo spiega un po' il senso dei tempi. Bisogna tenersi molto attenti, molto allerta. Ok, perfetto, la ringrazio veramente. Avrei ancora una domanda. Abbiamo appunto parlato di big data, ecco, da studente, ecco, di giurisprudenza, l'eccezione, ecco, che mi sento di un po' sollevare, che tutto questo flusso di dati non sempre, come dire, rispetta, ecco, appieno la legge. Questo è sicuramente qualsiasi ecogiurista magari potrebbe fare questa piccola eccezione. Ma quindi la domanda che vorrei porle è: a suo avviso è necessario, come dire, una responsabilizzazione sull'utilizzo dei nostri dispositivi, magari anche nelle scuole? Adesso penso che già ormai ai primi anni di elementari i bambini, ecco, già utilizzano dei device che comunque, ecco, profilano, ecco, i vari utenti. Quindi a suo avviso è necessaria una maggior responsabilizzazione anche su quello che è la profilazione, quindi insomma il prendere i dati personali.
Kevin, ti chiederei quante volte hai letto OK quando Google ti chiede se sei d'accordo o quando hai installato WhatsApp e quant'altro. La risposta è abbastanza, penso, particolare. Noi siamo quelli del GDPR, ok? Siamo quelli che mettono i pixel sulle foto dei figli sui giornali e poi pubblichiamo le foto delle vacanze, i filmati dei bambini. Alla fin fine un po' funziona come la responsabilità sul Covid in giro. Noi possiamo mettere tutte le regole di rientro alle 22 piuttosto che di distanza, eccetera, ma alla fin fine la scelta è sempre personale. Quindi, in sintesi, io non credo, cioè anzi, io credo fermamente che moltissime aziende facciano un uso profondamente scorretto dei nostri dati personali, però è anche vero che abbiamo dei sistemi democratici che riescono in qualche modo comunque a garantire un certo livello di sicurezza e comunque sia a penalizzare questa azienda nel momento in cui davvero superano il limite. La verità è che siamo noi stessi che abbiamo consentito di superare il limite. Oggi un qualunque motore semantico trova le parole chiave che ci scriviamo su qualunque chat. Due anni fa, forse l'avevi letto, Facebook ha creato un algoritmo per il tracciamento della personalità che, leggendo solo 300 dei nostri like, è in grado di interpretare la nostra personalità meglio del nostro consorte. Allora, uno potrebbe dire sciocco io a mettere i like o sciocco io a far vedere che vado su quelle pagine, a dire sì, ok, accetto i cookies. La verità è che siamo sempre noi padroni di quello che facciamo. Poi, se dovessimo veramente regolamentare, penso che la cosa diventa una gabbia, perché a questo punto ogni cosa, anche questa nostra videochiamata, anche questa nostra conversazione su Teams, penso che ci sarebbero delle falle. Avremmo dovuto tutti noi, io, te, i partecipanti, firmare, penso, 50 pagine per garantire tutta una serie di aspetti. In questo momento le persone che ti stanno guardando, ti stanno studiando, penso che hai letto recentissima la storia del riconoscimento facciale, su cui si sta pensando di fare una legislazione, e uno potrebbe dire che quella però poi ci esporrà al rischio di sicurezza nel momento in cui persone malintenzionate girano per gli aeroporti magari imbottite di esplosivo. Quindi alla fin fine è sempre un dare avere e un trovare la giusta misura. Sta sempre a noi, come un tempo andavamo nei negozi e le persone ci dicevano, i commessi invadenti, compra questa cosa, e dicevamo, guardando come eravamo vestiti, con chi eravamo accompagnati, eccetera, e la nostra libertà era di dire sì o no. Sarà così anche nel futuro. Ci sono tanto culture molto diverse su questo. Se tu vai in Cina, per esempio, la Cina è molto più aperta dal punto di vista economico a farsi tracciare e orientare rispetto ad altri paesi, insomma. Poi anche lì poi può dire che è strano proprio un paese del genere, però insomma non voglio fare politica. Voi siete apartitici, apolitici, autonomi, soprattutto autonomi, quindi. No, sì, assolutamente. Poi anche appunto come viene gestito, insomma, da altri paesi. Penso al concetto di sovranità digitale, appunto no, alle volte magari rischia una sovralegislazione di andare invece contro, ecco, quelli che sono i diritti. Ma appunto questo lo magari faremo in separata sede. Mi hai fatto domande tecniche. Io speravo che tu fossi. Io ti auguro di essere un grande Ulisse invece, ma non che naufraga, che parte attrezzato, Te e le altre persone che sono collegate, insomma. Volevo darvi un messaggio di speranza, non di angoscia, sinceramente. Sì, allora, mi è arrivata una domanda su, insomma, WhatsApp, che ce l'ho aperto. La domanda è, qual è il futuro per gli umanisti e quale contributo possono dare, ecco, gli umanisti, comunque chi studia, ecco, scienze umanistiche? La domanda la poni a un amante del ero anch'io un umanista e poi ho detto facciamo l'ingegnere che è meglio, no, battuta a parte. Io è una delle più grandi sprechi, secondo me, uno dei grandi delitti che stiamo commettendo in un paese soprattutto come l'Italia. Noi siamo circondati da bellezza, da arte, da storia, da cultura, e le tecnologie potrebbero valorizzare in modo esponenziale tutto questo. Quindi il futuro per me è quello che un umanista non è più un Leopardi da libri polverosi. Anche lui deve studiare tecnologie e le potenzialità di questa iperconnessione digitale, che potrebbe portare la bellezza della storia, della letteratura, dell'arte, dei musei e dei monumenti in tempo zero in qualunque punto del mondo. Il futuro è roseo. A quello che a me dà molto fastidio, sinceramente, da ingegnere o da conoscitore degli aspetti tecnologici, è come non stiamo orientando questa ricchezza di potenziale business in un mondo dove noi
anche come nazione, non voglio fare un discorso nazionalista o sovranista, però assolutamente eccelliamo, perché fin da piccoli nasciamo in mezzo al bello, quindi il futuro è assolutamente quello di scendere a patti con queste tecnologie e impararle, non serve imparare non tanto in dettaglio, tu non hai fatto un corso per imparare a fare le foto con lo smartphone, insomma, diciamo, non serve entrare nei dettagli come funziona l'algoritmo machine learning per sapere che, per esempio, una volta digitalizzato il patrimonio anche fotografico della nostra Italia, potremmo costruire percorsi culturali eccellenti, virtuali, e portare nel nostro territorio tantissime persone a vivere la cultura in modo diverso. Quindi c'è un futuro grandissimo, anzi, non buttatelo via, scendete a patti con la tecnologia. Perfetto. Ci sono per caso altre domande? Sono su anche Facebook o su YouTube, che purtroppo non li ho aperti. Ok, allora sì, allora niente, semplicemente mi hanno scritto che su YouTube le stanno facendo i complimenti per la relazione, mi accodo anch'io veramente a questi complimenti, è stata una relazione veramente veramente ottima a nostro avviso. Io personalmente la ringrazio anche a nome di Lista Autonomamente per insomma lo spazio, ecco, il tempo anche che ci ha concesso per questa conferenza. E appunto, se non ci sono altre domande, io appunto chiuderei qui la conferenza, ringraziando nuovamente il dottor Canduzio, ricordandovi anche che la conferenza sarà disponibile registrata su YouTube. E niente, vi auguro una buona serata. Ringrazio ancora il dottor Fabio Canduzio e insomma, vi aspettiamo a una nuova conferenza con Culturalmente. Mi raccomando, compratevi la tavola da surf per cavalcare le onde del futuro. A breve. Grazie a voi, anzi, per avermi ospitato. Grazie mille. Buona serata a tutti. Salve. Buona serata.